Con questo tempo piovoso, servirebbe proprio una ricetta comfort food. Io un'idea ce l'avrei. Potremmo fare una ricetta valdostana che più comfort food di così non è. Ragazzi, una bomba calorica, la zuppa valpellinense. Cosa ne dici, Ele? Sì, devo dire che si può fare e tra l'altro è anche una bella ricetta di riciclo. Però il dubbio è, abbiamo tutti gli ingredienti? La verza c'è, il burro anche, la fontina. Ce l'abbiamo e anche dal peggio. Pane di segale e brodo di carne ce l'abbiamo? Beh, il brodo di carne lo sai che noi quando facciamo il bollito ne abbiamo sempre una bella scorta nel freezer, quindi basta scongelarlo. E il pane, eh beh, l'avevo comprato in anticipo perché sapevo che prima o poi l'avremmo fatta questa ricetta. Visto che c'è tutto, io direi che possiamo farla. È una ricetta semplice e veloce, quindi pochi passaggi, ben fatti, ingredienti importante scelti e che siano buoni, perché essendoci poche cose, le cose che si mettono devono essere buone. E poi ragazzi, non resta che gustarla, ma partiamo dai passaggi più lunghi e pian pianino andiamo a fare la ricetta. Quindi, da che cosa incominciamo? Partiamo dal pane. Questo pane di segale per la ricetta dovrebbe essere un pane raffermo da anche più di una settimana. Mettiamo le fette di pane su una placca da forno e poi via a tostare. Il forno è caldo e mettiamo dentro il nostro pane. Ogni tanto andremo a controllarlo e deve rimanere bello croccante e tostato. Sono due i passaggi più lunghi. Uno era questo, e il secondo è pulire e tagliare la verza. Ho lavato e mondato la verza in modo che sia pulita. Adesso, ragazzi, tagliere alla mano, coltello, e andiamo a tagliarla a pezzetti. Mi raccomando, i pezzetti non devono essere troppo piccoli. La verza c'è in questa ricetta e si deve sentire. Verza tagliata e ne abbiamo. Con questa verza ci trasferiamo ai fornelli perché dobbiamo farla stufare. Visto che è una ricetta valdostana, in Valle d'Aosta non si usa l'olio, si usa esclusivamente il burro. Quindi la nostra verza la faremo stufare nel burro. Servirebbe un burro dal peggio, di quelli che profumano e sanno di vacca. Noi in questo caso ce l'abbiamo e lo useremo. Passami il burro. Padella bella grande e la mettiamo sul fuoco. Non abbiate paura di metterne, ce ne va tanto. E adesso lo facciamo sciogliere. Non abbiate paura se la pentola sarà stracolma, perché tanto tempo, 5 minuti, e dimezzerà, se non di più. Poi, per aiutarla a dimezzare di volume, basta metterci un goccino di sale, non troppo, perché avremo già elementi salati in questa ricetta, il formaggio e il pane, quindi bisogna andarci piano, anche il brodo sarà già saporito. Quindi, pizzichino di sale, ma poco poco, e poi una bella grattata di pepe, che quella non ci sta mai male da nessuna parte. Quando usate il pepe, evitate di usare quello già macinato perché ha perso tutti i suoi profumi. Usate sempre pepe da macinare fresco sul momento. Lasciamo la verza a fiamma bassa bassa, che deve stufare piano 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 perché non deve bruciare. Ogni tanto gli daremo un giro, giusto perché tutta vada a contatto col calore della pentola e piano piano si appassisca.
è pronta. Ora spegniamo il fuoco. Deve appassirsi ma non consumare troppo, perché poi finirà la sua cottura in forno. Adesso sento anche un bel profumo di tostato e secondo me il pane è pronto. Andiamo a tirarlo fuori e vediamo un po' com'è. È bello dorato, profumatissimo e soprattutto deve essere così, sentite, Per questa ricetta potete usare tranquillamente anche il pane bianco, ma noi abbiamo voluto essere i più fedeli possibile. Questa è una ricetta povera e antica. Una volta il pane bianco non c'era, c'erano i pani poveri fatti con le farine di segale, che secondo me erano anche più buoni dei pani bianchi di oggi. Quindi, se potete, usate questi pani qua. Ultimo passaggio prima di montare la nostra zuppa. Bisogna tagliare la fontina. Proprio lei. Dovete usare solo ed esclusivamente la fontina da osta DOP. Meglio ancora se trovate quella dal peggio. Questa qua, ragazzi, c'ha un profumo. E anche qua noi abbiamo il nostro spacciatore di fiducia valdostano, che la fa lui e ce la porta direttamente a casa. Adesso questa qui andiamo a tagliarla a fette. Dobbiamo cercare di tagliare la fetta in questo senso. Non sarà facilissimo, ma con un po' di pazienza non saranno perfette, ma forse ce la facciamo. Anche se la fetta non è perfetta, non succede nulla, anche perché questa qua poi nel forno, ragazzi, si scioglierà tutta. Le fette di fontina le abbiamo fatte, tutte le preparazioni le abbiamo pronte. Non ci resta che montare la nostra zuppa. E per montare la nostra zuppa e per rimanere sempre nella tradizione, ci serve un'altra cosa importantissima per questa ricetta: il coccio. Una volta non c'erano le padelle antiaderenti, si usavano questi, e questo dà quella marcia in più a queste ricette. La Ele vi fa vedere come montiamo la nostra zuppa valpellinense. Partiamo. Facciamo il primo strato con la verza. Passiamo a distribuire le nostre fette di pane. Altra verza. La fontina e poi qualche fiocchetto di burro. Ora andiamo avanti facendo un altro strato di pane. La verza. In questo strato andiamo ad usare tutta la verza che abbiamo avanzato. Andiamo a coprire per bene le nostre fette di pane. La ricetta originale prevederebbe di finire con le fette di fontina. Noi in questo caso facciamo una piccola variazione, che poi non è proprio una variazione, è un piccolo accorgimento. Andremo a metterle poi più tardi. Andiamo a mettere il brodo. Non deve essere caldo. Andiamo a distribuirlo su tutta la zuppa. La zuppa non dovete coprirla con il brodo. Il brodo deve arrivare a livello dell'ultima fetta di pane. Il pane sarà a mollo, si ammorbidirà in cottura, ma dopo non resterà la zuppa troppo acquosa. Ultimi due tocchi di questa ricetta. Un'altra bella grattata di pepe e poi c'è l'ingrediente segreto che non ci si aspetta. Però prima mettiamo il pepe e poi vi dico qual è quell'ingrediente. L'ingrediente segreto è questo qua, un pizzico di cannella a finire. Non ci resta che aspettare che il forno vada in temperatura e dopo andiamo a infornarla. Prima però di infornare la nostra zuppa, dobbiamo ancora metterci sopra qualche fiocchetto di burro. Burro messo e adesso andiamo a infornare. Abbiamo controllato la nostra zuppa. Il brodo si è ridotto
per più della metà. Ora la tireremo fuori e la finiamo. Andremo a completarla con la nostra fontina. La mettiamo sopra in uno strato a coprire tutta la verza. Ora la rimettiamo in forno. Quando la crosta sarà bella bella dorata, sarà pronta. La nostra zuppa è pronta, c'è un profumo pazzesco. Adesso la tiriamo fuori dal forno. Direi che la crosticina c'è, bella colorita, bella croccante. Però adesso questa zuppa avrà la temperatura della lava dell'Etna. Quindi dobbiamo lasciarla riposare, così lei dà giù un pochino. Direi che la temperatura si è abbassata perché il coccio non è intoccabile. Il vinello ce l'abbiamo. Ragazzi, non resta che fare un'unica cosa. Assaggiare. Tu non vedi l'ora, vero, di assaggiare questo? Abbastanza. Potete capire, la Ele va matta per la fontina. Qua ce n'è una sbrangata. Come per tante altre cose, diciamo. Come per la polenta concia, che sempre in zona siamo, eh. Vai, Ele. Il primo cucchiaio è sempre un po' impegnativo, eh. Adesso voglio vederti a mangiare quella cucchiaiata lì. Forse ho esagerato un po'. Un pochino, dovevo darti il cucchiaino come i bambini, magari lo prendevi un po' meno, eh. Vabbè, ma come faccio? Non riuscivo a rompere, vabbè, io ci provo, Boh, non ha più parole. È emozionante. Vabbè, adesso ne assaggio un pezzo anch'io, Magari un po' più piccolo di quello della Ele, perché... Allora, non posso avvicinarmi troppo perché sennò faccio un disastro. Tanta roba, Avrebbe potuto... asciugare ancora un po', devo dire. Però ragazzi, è buona, La cannella si sente leggera, leggera, da quel tocco un po' particolare. Che buona. Buonissima. O se vogliamo rimanere in tema, visto che c'è la fontina, porca vacca che buona. Anche il brodo ha preso un sapore incredibile. Già era bello saporito di carne, ma sciogliendosi la fontina ha preso anche tutto il grasso del formaggio. Ragazzi, strepitosa. Chiusura del video, ragazzi. Zuppa valpellinense. È una zuppa tipica valdostana della Valpelline. Ed infatti prende il nome da quella valle. Semplice. Ricetta poverissima. Pane raffermo. Fontina, quella buona. Della Valle d'Aosta DOP. Anche se non è dal peggio, ma che sia buona, ragazzi. Burro buono. Brodo di carne buono. Se voi mettete gli ingredienti buoni non può venirvi cattiva. Semplicissima da fare, veloce, perché alla fine è velocissima, più che altro il tempo di cottura e di preparazione delle verze. In forno 30 minuti, la fate raffreddare, direi che è un piatto strepitoso, ideale per queste giornate piovose, un po' fredde, un po'... il classico comfort food. Mangiate questo e vi sentite subito bene. Gli ingredienti e le dosi per rifarla li trovate qua sotto in descrizione del video. Ma non tiriamola tanto alla lunga perché questa si fredda e noi dobbiamo mangiarla. Quindi le raccomandazioni come sempre. Iscrivetevi al nostro canale, mettete mi piace, lasciate commenti, attivate la campanella. Soprattutto la campanella, perché vi darà la notifica di quando escono i nostri video, così non ve li perdete. E soprattutto anche condividete i nostri video, perché siete voi con la condivisione dei nostri video che ci fate conoscere e ci fate crescere, e noi vi possiamo proporre sempre video nuovi e magari sempre più interessanti. E soprattutto anche seguiteci su Facebook e su Instagram. Dalla Val d'Aosta, mi sono fatto nostra. Prendere da casa nostra è tutto. Noi vi salutiamo, ci vediamo domenica prossima. Ciao ragazzi, ciao!